fermata, assolutamente, ce ne vuole qui per qua, ce ne vuole. No, scaramanzia, se vogliamo, è meglio non toccare mai l'unico pezzo di corda presente a bordo del Un incontro inaspettato per Good in Italy Web TV. Il comandante vascello dell'Amerigo Vespucci, Curzio Pacifici, che oggi ospita la comunità italiana, ma anche molti visitatori che vogliono conoscere meglio l'Amerigo Vespucci. Cosa offre l'Amerigo Vespucci ai giovani cadetti, ma anche a coloro che vengono a visitare? Qual è il simbolo dell'Amerigo Vespucci? Il simbolo dell'Amerigo Vespucci penso sia proprio lo stile italiano, il Made in Italy, che viene portato avanti in tutti i porti del mondo dal 1931, l'anno del varo. Quest'anno proprio celebriamo 85 anni, abbiamo appena terminato 2 anni di importanti lavori di ammodernamento dell'unità, che l'ambiente del mare è un ambiente davvero durante, quindi per una nave avere 85 anni è davvero un'età importante, e in questi lavori abbiamo cercato di oltre renderla ancora più bella, ancora più pronta per altri 80 anni di vita, ma certamente l'attenzione è stata posta a massimo dal punto di vista dell'attenzione dell'ambiente, di essere ancora più ecosostenibile. In che modo? In che modo? In maniera molto semplice, principalmente con la motorizzazione, quindi con motori che siano a bassissimo impatto per l'ambiente, gas di scarico a bassissimo inquinamento, capaci di massima performance, e quindi gestire le 400 persone a bordo con un impatto per l'ambiente prossimo allo zero. Ricordo che la nave è circa 4.000 tonnellate di dislocamento, con un equipaggio di 270 persone, con gli allievi, come abbiamo adesso 100 allievi dell'Accademia Navale e 30 persone di staff, si arriva a un numero di 400 persone. Quindi avere un piccolo villaggio che naviga con un impatto pressoché zero per l'ambiente è davvero un successo. Allievi che vengono da quale scuola? Gli allievi sono gli allievi dell'Accademia Navale di Livorno, accademia che forma i futuri ufficiali di Marina nell'area di vascello, ed anche ingegneri navali, commissari, tecnici e personale medico. Hanno appena terminato il loro primo anno di Accademia Navale, quindi hanno terminato l'attività sui banchi di scuola, l'attività didattica, accademica appunto, e qui hanno l'opportunità in questi 3 mesi di campagna di istruzione di mettere in pratica quello che hanno studiato sui libri. Mettere in pratica, partendo proprio dai rudimenti dell'arte marinaresca, dalla bussola magnetica, dal punto nave con le osservazioni astronomiche, dal lavorare con tutti gli equipaggiamenti di bordo che sono tutti, ricordo, rigorosamente manuali, dall'arcano a mano, il timone a caviglie e le varie cime che vengono tirate con lavoro di fine. Perché qui, oltre che imparare ad andare per mare, c'è davvero un forte stimolo, un forte sviluppo a lavorare in squadra, a lavorare in team, a lavorare in equipaggio. Per questi nuovi giovani c'è un futuro quindi nella Marina? Certamente, loro saranno i futuri comandanti e dirigenti della Forza Armata. Alcuni di loro magari sceglieranno di non proseguire nell'ambito delle istituzioni, di andare nel mondo privato. Certo è che questa esperienza è un'esperienza che si porteranno avanti per tutta la vita. Ecco, Lisbona è la seconda tappa. Quali saranno le altre tappe per questi giovani e per lei ovviamente, comandante? Certo, è la seconda tappa appena usciti da Gibilterra, quindi importante nell'Oceano Atlantico, davvero un ambiente nuovo per noi gente del Mediterraneo. E successivamente faremo questa tratta della Towship Race fino a Cadice, e poi ci divideremo e l'unità arriverà invece in Nord Europa, passando per Dublino, poi Oslo, Copenaghen, e rientrare su Anversa, Brest, rientrare in Mediterraneo e raggiungere Livorno, il porto di partenza, dove ha sede l'Accademia Navale, il giorno 1 ottobre. Ecco, noi vorremmo avere un bel saluto per i telespettatori di Good in Italy da parte sua. Cosa ci vuole dire? Allora, ringrazio tutti e veramente un vento in poppa a tutti. Thank you.
superato l'albero dei nocchieri. Infatti noi allievi non insegniamo, è riservato solo uno per, anche qui per tradizione. Cosa facciamo?